3. Sto ridendo. Bentornati! È venuto benissimo. Eccoci qua. Bentornati. Bentrovati. La tua maestria nelle figure di Simone. E Ancionella. Sì, Ancionella. La nostra amica Anna. O Antonellaia, che non mi ricordo chi diceva. Fabio. Antonellaia, Fabio. Bene, quindi per stasera parliamo di Genese in bambù. Ciondolo pentasfera. Esasfera. Allora, la puntata è finita. Andate in pace. Allora, vabbè, quella in bambù non l'abbiamo mai presentata in video, ma neanche allora, i ciondoli. Un attimo, questa, non facciamo confusione. Allora, Genese in bambù, bellissima. È in bambù, è non bambù, si fa rimbalzare. È leggerissima. No, era per far vedere che è proprio leggerissima. Ah, è qualcosa che di... rimbalza. Senza giocare troppo puoi farlo. No, infatti, non è che uno poi ci gioca a cricket che non va bene, ma bisogna mettere a sacco, se no poi... Se lo fate con la pentasfera in rame da, no, da 32 fa... e vi lascia il segno nel tavolo. Tavolo. Non va bene. Quindi... Allora, quindi dicevamo, torniamo a noi. Genese in bambù, diametro 13. Diametro 13, che è bellissima, robusta e tutto. Infatti, tiene. Bene. Ma non siamo qui per parlare di questo, no. Siamo qui per parlare del ciondolo. No, non è vero, neanche del ciondolo. No. A parte che il ciondolo pentasfera è una novità bellissima. Siamo qui per parlare, adesso me l'ha tolta dalle mani mia moglie. Tac. Eccola là. Eccola qui. Tac. Per fare. Esasfera. Quindi esasfera. Esasfera. Dopo quadrato. Dopo il pentagono. Abbiamo l'esagono 4, 5, 6. Poi ho visto qualcosa sull'ottagono. Si dice ottagono? Preparatevi. Aspetta, preparatevi. Un attimo che... quello ottagono, ci abbiamo il tamburo di ottagono. Di ottagono. In 4, 5. È vero. Ci abbiamo il tamburo ottagonale. Domani cosa ho da fare? Le pentasfera in alluminio. No, pentasfera. Quindi esagono. Esagono, ho letto mille cose, ho detto prima di fare il video me le segno e leggo spudoratamente in diretta, ma non l'ho fatto perché non mi piace. Comunque, esagono la forma delle celle degli alveari, delle api. Qualcuno diceva, qualcuno con un po' di barbetta, con i capelli grigi tutti spettinati, diceva che il giorno che scompariranno le api dal pianeta Terra scomparirà il genere umano. Io ho detto, figo, mi sto prendendo una bella responsabilità. Eh sì, assolutamente sì. Quindi esasfera, esagono. Fiore della vita. Fiore della vita, i due triangoli che si incrociano. Quindi come in alto, come in basso, vediamo se riesco a prendere l'altro, per fare il miracolo di una cosa sola. Lui dice due volte, come in alto, come in basso, come in alto, per fare il miracolo di una cosa sola. E mettete il smigisto. Quindi esasfera connette il cielo alla terra. Poi e quindi sono... anche lo spirito, perché in realtà lo spirito è la materia, che discende nella materia, la luce, ok. E poi ci sono altre mille cose che non stiamo a dilungarci, altrimenti poi vi annoiate. Da quando ho cominciato a costruire, non questa, che è un prototipo, infatti ha dei fori in più, non vi dico da cosa sono partito e come ho fatto. Però alla fine ce l'ho fatta. Alla fine ce l'ho fatta. Si è chiuso in caverna. Sì. Perché volevo fare questa cosa, Antonella non ne sapeva nulla. Vado a fare una cosa in caverna. Vado a fare qualche prova. Quando mi vado a fare qualche prova, ok. Poi ci sono, vabbè, come un genio sempre. Creativo. I triangoli. Abbiamo un... aspetta che lo trovo. C'era da qualche parte un deltoide, che non è, oltre ad essere quello sulla spalla, è una figura geometrica. Qua che si forma qua sotto. Deltoide. Fa niente, ve lo cercate voi. Qua. Non è questo il deltoide? Non è piccolino, il deltoide. Questo? Deltoide. Ecco, vedi, però c'era vicino. E poi c'è la losanga. Orombo. Orombo, quello che dice, quello della Renault che diceva, non è un rombo, è una losanga. Una lasagna. È una lasagna e non è una pasta sfoglia. Allora, quindi comunque, tornando a noi. Da quando ho cominciato a costruire, non questa, ma questa. Vediamo se riusciamo a metterci dentro. Sì, dai. Da quando ho cominciato a costruire questa, quando comunque ci incrociamo le cervicali. Sono successe cose. Cose evolutive. L'ho costruita appena prima di Natale, sono successe delle cose. Poi l'ho lasciata in sospeso,
sono andato avanti a costruirla, sono successe altre cose e quando l'ho finita abbiamo messo il gatto dentro. Il gatto di Schrödinger, andate a vedere che non è, non so se è vivo, se no, è morto, dai. Finché non ho aperto la scatola. Una nostra, non lo sapevo. Una nostra amica ci ha chiesto di, sì, di aspetta, no, mettere un intento per la sua gatta e effettivamente l'abbiamo messa in mesosfera. Allora, il giorno dopo già stava decisamente, esatto, meglio. Abbiamo visto la foto del giorno quando ci ha chiesto aiuto, il gatto era steso, quindi era proprio... Il giorno dopo era tipo un gatto, sì, egizio, no? Bello fiero, esatto, una, sì, bellissima. Sì. Quindi oltre ad essere domani successo... il veterinario ci dirà, si pronuncerà. Quindi oltre ad essere successe cose nella nostra vita familiare, che sì, comunque non è che devono spaventare. Sono state delle migliorie assolutamente. Esatto. Che quando uno intraprende un percorso, se intraprende un percorso spirituale, non è che dico, va bene, ok, compro un cristallo. Rose e fiori e profumo di rosa. No, no, rose e fiori, profumo di profumo rosa. Di rosa. Succedono cose che sono propedeutiche, giusto, alla crescita spirituale o, a me non piace più dire tanto crescita, ma la manifestazione. No, ok. No, perché c'è crescita, evoluzione e poi c'è la manifestazione. Ah, la manifestazione. Perché io faccio mille cose. Giusto. Sono cresciuto, sono evoluto e quindi, quindi adesso mi manifesto. Quindi faccio vedere cosa sono diventato. Manifestazione. Manifestazione. Boh, la puoi riprendere. Comunque, questa sfera salutiamo, sono diventato troppo lunga. Da 20, 40, 60, 55. 55. Vieni dentro. Vedi bene i due occhiali, sì, sì. Quindi questa è l'esasfera, la nuova nata in casa la tua maestria. Se siete pronti, puoi arrivare in casa vostra. Vabbè, non così grande, eh. Le faccio anche più piccoline e, vabbè, mi sto ingegnando ed è bellissima. Poi l'alluminio è bello perché rimane tale quale, sì, tale fedelissimo, quale. Non è tutta imbullonata come le altre, quindi ci sono delle parti libere di esprimersi. Olè! Olè! Alla prossima e basta. A presto! A presto.